Salve a tutti, oggi farò un video un po' particolare rispetto a quelli che generalmente sto mettendo sul canale nell'ultimo periodo, però se vedrò che lo apprezzate potrei farne altri. Mi riferisco in questo caso a un unboxing, l'unboxing di questo volume qua, che visto il compleanno di Pippo, i 90 anni, ho voluto acquistare dopo averlo opportunamente ordinato in fumetteria. Per cui ci prepariamo a aprire la confezione. I pensieri di Pippo è un volume cartonato. La copertina è costituita dal Pippo di Gottfredson con due strisce tratte da due delle quattro storie presenti nel volume. Se la memoria non mi inganna, entrambe sono storie scritte da Bill Walsh, ma tra poco lo vedremo. Nel retro del volume, invece, oltre alla presentazione del volume stesso, troviamo anche il Pippo di Cavazzano. Andiamo ad aprire. Come vediamo, il volume ricorda molto l'opera Omnia di Gottfredson, che era uscita qualche anno fa in allegato ai quotidiani. L'introduzione è firmata da Alessandro Sisti e c'è un articolo di approfondimento piuttosto ampio. Che copre vari aspetti di Pippo. Leggiamo innanzitutto il sommario e abbiamo Pippo e la Leonessa Buffa, Topolino e Pippo a Hollywood, Pippo e lo Spettro Fallito, Pippo, Cervello del Secolo. Di queste quattro storie, due le ho citate nel video dedicato ai 90 anni di Pippo. Se andiamo a vedere effettivamente Pippo e la Leonessa Buffa di Meryl De Maris, per quel che riguarda la sceneggiatura, c'è anche una breve presentazione della storia e le prime edizioni italiane. E poi abbiamo le storie di Walsh, Topolino e Pippo a Hollywood, con ancora una volta apparati redazionali di appoggio. Quindi Topolino e lo Spettro Fallito e Topolino e Pippo, Cervello del Secolo. Per cui, come ricordavo bene, le strisce in copertina erano proprio di storie scritte da Bill Walsh. Interessante poi come alla fine del volume c'è una preview per il prossimo volume probabilmente della serie che si chiama Le Follie di Eta Beta. Oserei dire che come questo dedicato a Pippo, che come scritto riprende l'omonima raccolta di Walt Disney edita da Mondadori, che però possiamo considerare questa una versione pop ma anche una versione molto più fedele alla pubblicazione originale, immagino che anche Le Follie di Eta Beta sarà una riedizione di una qualche edizione della Mondadori. A questo punto vi saluto, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche ovviamente e ci vediamo presto con il solito flusso del canale.